Una delle questioni poste con vigore dalle opposizioni in consiglio comunale a Mister Bianco nelle ultime settimane ha riguardato la gestione del laboratorio di città intestato a Nelson Mandela. Una struttura imponente e molto bella che comprende un auditorium di circa 500 posti, varie sale per laboratori, mostre ed altro su due stabili, quasi interamente finanziata a suo tempo con fondi europei, inaugurata non ufficialmente una prima volta dall'amministrazione precedente, poi nel Natale 2013 ufficialmente dall'amministrazione guidata dal sindaco Di Guardo, con alcune manifestazioni di fine anno. A vederla, un vero gioiello tra le strutture più belle del meridione d'Italia. Secondo le opposizioni, che si richiamano alle valutazioni espresse da un professionista collaudatore dell'impianto, il Nelson Mandela presenterebbe varie criticità sotto il profilo dell'effettiva agibilità e della sicurezza e necessiterebbe di vari interventi strutturali. Secondo l'amministrazione, come ha replicato il sindaco in consiglio, la struttura ha invece tutte le carte in regola per essere operativa e valorizzata. Ora, poiché sono stati già realizzati alcuni eventi, altri sono in programma, con un cartellone teatrale ufficializzato negli ultimi giorni, si rinnova la polemica. In particolare, si chiede all'amministrazione di vagliare e approvare preventivamente in Consiglio Comunale un apposito regolamento di gestione e di procedere alla stipula di adeguate coperture assicurative prima di affidare ad associazioni e a terzi l'importante struttura quale bene comune in condizioni di sicurezza e trasparenza. Dal canto suo, l'amministrazione comunale, nell'ufficializzare un calendario di eventi a Nelson Mandela, si sente perfettamente a posto e assicura l'agibilità della struttura, anzi precisa che sulla piena agibilità degli impianti aperti da questa giunta alla fruizione della cittadinanza dopo che 6 milioni di euro finanziati rischiavano di essere lasciati all'abbandono e al degrado, è stata presentata nei giorni scorsi una relazione dettagliata dell'ufficio tecnico comunale che fornisce ampie rassicurazioni. Quindi dall'attacco al contrattacco. Una cosa è certa, il Nelson Mandela è una gran bella struttura da salvaguardare e valorizzare.